10:03. Il bello è che ci fanno, raccomandiamo la puntualità. Dovevamo essere là alle 10. E qua ci sono lumache che vanno. E qua ci sono lumache. Uno di quelli che tra una canzone e un'altra, insomma, andava a fare i lavori in corso. West Coast, no, sì, cosa andiamo a fare oggi? Lui insieme al suo avvocato. Andiamo a raccogliere la pattumiera umana che inquina questo mondo. Esatto, esatto. Qui siamo noi che inquiniamo questo mondo. Esatto. E quindi oggi andiamo a fare del bene per l'ambiente, che alla Moni piace, alla Anna piace. Se arriviamo in tempo. Qua, questa uscita qua. Ci siamo la macchina della mamma. E arriviamo ad andare, via. Che bello qua. Sì. Qua venivo a fare le grigliate quando ero piccolina. Io l'ho già messo via. Lei l'ha già messo via, ma è azzurro come il mio. E adesso aspettiamo che ci diano via. Hai chiese, siamo puntuali, quasi. Uno. Selfie time. La, questa qua, qua. È bella. Vanno anche F. Vai. Buongiorno a tutti, quindi oggi come vi dicevo siamo qui con il Parco Fiume Brenta, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, dal Fondo Life per l'Ambiente e il Cambiamento Climatico e cofinanziato e partner anche l'istituzione comunale, quindi il Comune di Fontanive, siamo qui con il sindaco che poi ci darà il saluto. Parco Fiume Brenta, un progetto per difendere e valorizzare il fiume. E quindi vi ringraziamo per essere qui presenti. Allora, più ci spargiamo e meglio è, più riusciamo a essere capillari. Quindi, quanti di voi conoscono il posto? Tu? Okay. Insomma, più o meno. Quindi sapete che potete andare in questa direzione verso il ponte e anche oltrepassarlo. Sotto il ponte c'è abbastanza rifiuti. Poi quando andate nel percorso, non aspettatevi di trovare la bottiglia all'interno del sentiero, guardate mezzo metro più in là, un metro più in là, di solito dentro l'erba, dentro i cespugli ci sono sempre bottiglie, rifiuti. Sentiretto beo, mi altrendiamo di qua. Allora, siamo super dotate di pinza, sacchi, pettorine che adesso ci metteremo e stiamo andando in questa direzione. Anna, guarda per terra. E adesso abbiamo ritrovo alle 10, mezzogiorno, 20, per fare la fotina tutti insieme. Là! Là! Cosa che sei là? Ma sei piedi bagnati io, eh? Sì. Le... Anna! Carta! Guarda! Adesso ci sistemiamo, tengo io i sassi, i sacchi. La priva! Esatto. Guarda qua, ci sistemiamo, aspetta. Siamo già a buon punto. Buon punto. Là, dove? Alla meta. Ah! Minchia, che grande. Ciao. Da qua, a pinza. Guarda per terra. Non sta a guardare rane, guarda i rifiuti. Guarda, sono bellissime le famose rane del Brenta. Esatto. Yes. E infatti te l'ho detto. Che te decia. Aspetta. Non so se sia un resto di... Cioè, è una gamba di una Barbie. Questa Madonna! È la gamba di una Barbie, questa gente. Non so se vi rendete conto della situazione. Pensa. Del Brenta. Che figata ste cose! Sì, sono qua fino a luna. Sì, da partì io. Boh. Addirittura, oltre a pannolini, bottiglie di vetro, tappi e sigarette, che quest'area qua ne è piena, c'è una cerniera
che è incastrata praticamente qua sotto. Vuol dire che un albero ci è cresciuto sopra. Chissà da quanto tempo è questa roba. Pezzo di vetro. Prova a vedere se riesci a toglierla. Tieni qua. No. Ok. Vabbè, il resto. Hai la mia stima, ragazzi. Hai la mia stima. Ha fatto la figura di merda? No. C'è già la gente che ha riempito i sacchi fino all'orlo. Pensavo di averne trovato tante io. Sì. Siamo lente. Ma almeno facciamo le cose minuziosamente. Oh. Sacco, ti abbandono qui per un secondo. Sto di guardia io. Ti abbandono qui per un secondo. Vado a vedere dove porta questo torrente. Siete già passati? Sì. Ok, perfetto. Ma come fa le foto? È fantastico. Di là? Adesso vado. Wow! Arrivo! Wow! La troverete su eBay domani. Esatto, quella valigia là in vendita. Offerta libera. Adesso lo stiamo riportando indietro perché c'è uno spuncio che viene fuori, non vogliamo che si rompa il sacco. E bene, sono le ore, non lo so, 11:10, passa in fretta il tempo. Questo è un ganzo. Questo è un ganzo. Questo è un ganzo. Musichetta, carriola, cagnolini, musica. Cazzi. Aia, mi sono fatta male. Io da un'amica la voglio. Sì, perché... volentieri, grazie. Ciao. Che si sta rompendo il sacco perché c'è uno spunzo. Grazie mille. Avete degli aiutanti, provetto qua? Avete degli aiutanti preziosi qua? E che una pressa, che mi piace fare un attimo. Andiamo un po' di là? Sì. Dentro al bus? Dentro al bus? Dentro al bus che tempo il cos? Come quello in California. Era italiano? Potete guardare il video della California della Monica. Esatto. Così capirete questo gesto. Esatto. Adesso sono io quella con la pinza e l'Anna è quella col sacchetto. È già il nostro secondo sacchetto. Sì, beh, l'altro abbiamo riempito a metà, però con roba. Sì, era strapesante. C'era un parabrezza solo. Un parabrezza. E due pannolini. Pieni. Che pesavano un casino. E anche se il ponte Fontaniva. Mi hai fatto vederli. Ho l'occhio di falco. Zoom, 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 zoom. Bicchiere di plastica. Ah, ce n'è un altro. Plof. No, scusa, sarebbe Noi siamo passati là e dopo abbiamo cominciato la ciclovia dall'altra parte.
Allora ditemi se vale la pena inquinare un pianeta del genere. Quelli che inquinano il nostro pianeta, il nostro perché è di tutti, meriterebbero di essere portati via dall'acqua. Con una corrente torpida come questa. Esatto. Non ne ho idea. Chi scarica i rifiuti in questo paradiso, ok, che è casa di tutti, merita di essere spreader. Capito? Se capito, sono cazzi vostri, ok? Capito? Capito? Va bene. Adesso, siccome l'Anna è innamorata del Brenta, se caviamo in mascherina, se sciogli i capelli e facemo le foto. Devo cambiare la foto profilo WhatsApp. Ecco, esatto. Se... sì, perché qua ormai è già tutto pulito. D'altronde, essendo eravamo circa una quarantina, 35 sì. persone, quindi poi il posto non è grandissimo, quindi si fa presto. Cose dedicate ai valori, no? Ambiente, sociale. In realtà puoi andare avanti, lavorare. Felicia, la Moni è felicia d'ambiente. Questa è tutta la spazzatura che abbiamo trovato oggi. Cioè, vi rendete conto? Più di 20 sacchi. Sa che tonsi. Sa che tonsi.